Allora, lì c'è un portone all'ingresso. Citofona, apre il portone, entra il pizzaiolo, cioè il ragazzo delle consegne della pizza. Dietro uno di noi entra come se quella fosse casa sua e sale, lo supera. Però nel superarlo sa qual è il pianerottolo nella porta in cui si è fermato il pizzaiolo. A quel punto il nostro ragazzo è dentro, il pizzaiolo esce, il nostro ragazzo riscende giù, apre il cancello e fa entrare altri 3-4 di noi. Noi saliamo lì e andiamo ad ascoltare. A quel punto sentiamo piscitelli, riapriamo il cancello e entriamo in 10. Ci distribuiamo nei piani più alti, nei piani più bassi, in modo che non possano uscire. Le persone che sono fuori vanno a controllare che dai balconi non si possa scappare, saltare, volare dall'altro lato. Non è così. E quindi abbiamo la certezza che l'unica porta di entrata e di uscita è quella da cui sono state consegnate le pizze. Che quella porta, prima o poi, si aprirà, non abbiamo più fretta, piscitelli fin lì dentro. La cosa più importante è operare in sicurezza. Per operare in sicurezza dobbiamo aspettare che si apra naturalmente quella porta. Avremmo tutte le autorizzazioni di legge per sfondarla, quella porta. Ma sfondare quella porta potrebbe voler dire avere di là uno con un Kalashnikov che ci spara. Non ha senso correre questo rischio in quel momento. Aspettiamo che si apra naturalmente, entriamo con veemenza in modo da fermare subito Piscitelli, veemenza che in verità viene fermata subito perché Piscitelli si consegna immediatamente e quindi tutto poi si svolge in grande facilità. Quando si ritrova davanti i militari della Guardia di Finanza, andati a catturarlo dopo un mese di latitanza, Diabolik non ha con sé il Kalashnikov temuto dagli investigatori, ma solo una carta d'identità intestata a tale Gianfranco Giglio, con attaccata la sua foto. Un documento falso e nient'altro. 7 anni dopo l'arresto per le presunte minacce e la tentata estorsione al presidente della Lazio, il capo degli ultras biancocelesti torna in carcere. Stavolta non c'entra il calcio, né Claudio Lotito. Anzi, verso di lui resta l'antipatia, ma la guerra dichiarata dagli irriducibili è finita. E in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo del 21 settembre 2013, Diabolik ha attribuito la colpa di quella vicenda al mito di un tempo, Giorgio Chinaglia, il centravanti dello scudetto che voleva diventare presidente. Abbiamo creduto in lui, ci ha deluso. E da quel momento si è creata una frizione insanabile con la curva. Ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Abbiamo fatto una guerra sul nulla. Ho creduto alle fandonie sue e dei suoi compagni di merende. 2 anni e mezzo di detenzione preventiva. Abbiamo subito un'ingiustizia con l'unica colpa di aver creduto a Chinaglia. A 4 giorni di distanza da queste dichiarazioni, Diabolik si dà alla fuga e un mese più tardi si ritrova in galera a Regina Coeli, il vecchio penitenziario che, secondo l'antico detto, rappresenta una sorta di passaggio obbligato per chi voglia considerarsi davvero un cittadino di Roma. A Via della Lungara c'è sta un gradino. Che non salisce quello non è romano e né trasteverino. Lui è un vecchio frequentatore di Trastevere e in carcere c'è già stato. Dalla sua cella ascolta compiaciuto i saluti e gli slogan che gli ultras gridano in suo onore dalla collina del Gianicolo e lancia proclami di sfida, perché anche dal fondo di una prigione non rinuncia ad agire da capitano, al suo ruolo di uomo, come scriveranno in curva nel giorno dell'ultimo saluto, prendendo in prestito la frase di una canzone di Franco Califano, che se muore non ci credere, perché è capace pure di rinascere. Il suo nome è Fabrizio Piscitelli, ma tutti lo chiamavano Diabolik. Sono Francesco Acquaroli e questo è Un uomo chiamato Diabolik, un podcast di Cora Media scritto da Giovanni Bianconi e Mauro Pescio. Adesso però l'accusa contro Diabolik è diversa. Stavolta c'entra la droga. Importazione dalla Spagna di oltre 180 kg di hashish con il ruolo di promotore, nonché acquisto e stoccaggio di altri 60 kg tra il novembre e il dicembre 2011 in concorso con altri indagati. È un'inchiesta della Procura di Roma portata avanti dagli investigatori antidroga della Guardia di Finanza, ribattezzata Castillos, per via degli intrecci tra Italia e Spagna.
Esatto, l'indagine Castiglios costituisce lo stralcio di una precedente indagine che avevamo denominato Ring. In quel contesto noi, monitorando dei soggetti, riusciamo a pervenire al sequestro di 100 kg di hashish che erano trasportati a bordo di un'autovettura di un corriere. Il maggiore Federico Fenu, ora a capo del gruppo operativo antidroga di Roma, è uno dei finanzieri che nell'autunno del 2011 sono appostati intorno a un edificio rurale lungo la via Tuscolana, nel comune di Rocca Briora. Il monitoraggio di quella cessione ci consente di individuare un magazzino dove noi sospettiamo che era stato occultato lo stupefacente oggetto di questa cessione. Da qui nasce l'indagine Castiglios con questo monitoraggio di questo magazzino, che poi scopriremo essere in uso a un soggetto che si pone come anello di congiunzione di due separati gruppi criminali. Uno, dove la figura principe era appunto quella di Piscitelli Fabrizio, e un secondo gruppo invece dove la figura principale era quella di un altro pregiudicato romano. Quel magazzino dovrebbe essere una rimessa per mezzi agricoli, ma il via vai di macchine, scooter e persone sospette fa sorgere il dubbio che in realtà sia un deposito di droga, di proprietà dei genitori di un signore che si chiama Elvio Gentili, che è nato e abita a Rocca Priora, ma utilizza un telefonino intestato a un cittadino turco. Strano. Su quel telefonino vengono intercettati colloqui in cui Gentili dice frasi apparentemente senza senso, che però l'interlocutore capisce al volo, come se parlassero un linguaggio criptato. Seguendo le mosse e i contatti di quel telefonino, i finanzieri registrano i colloqui tra Gentili e un cittadino inglese, Mark Hall. Si convincono che è lui il corriere della droga in arrivo dall'estero, perché dopo aver parlato con Hall, Gentili dice a un'altra persona, dentro la sua macchina, senza immaginare che pure lì c'è un amico spia, «È arrivato il fumo, mo te lo faccio vedere». Bello chiaro, è crema buona. La conferma arriva quando Gentili, in un'altra conversazione, sembra spiegare come Mark Hall porti l'hashish dalla Spagna dentro un nascondiglio nella macchina. C'ha un inguatto la Smart. La Smart, con targa inglese, ha detto che l'hanno fermato pure in Francia, l'hanno pure controllato. E così, quando sentono dire che l'inglese sta per arrivare nuovamente in Italia, sbarcando con un carro attrezzi al seguito che servirà a riportare indietro la Smart lasciata a Roma, gli inquirenti decidono di intervenire. L'indagine partita dal deposito di Rocca Priora sta per dare i frutti sperati, un maxi sequestro di droga. È un sequestro che viene effettuato al porto di Civitavecchia, quando in arrivo da Barcellona individuiamo un carro attrezzi che occultava all'interno del pianale quasi 190 kg di hashish. Quando entrano in azione nel porto di Civitavecchia, gli investigatori già sanno che nel traffico c'entra pure Diabolik. Questa importazione era stata organizzata proprio da Piscitelli e dal soggetto che gestiva quel magazzino. Piscitelli era pienamente coinvolto in questa importazione. Ci sono degli appuntamenti che noi e delle intercettazioni telefoniche che noi intercettiamo appunto tra il gestore del magazzino, Gentili Elvio, e Piscitelli Fabrizio, che già dall'epoca, parliamo del 2011, manteneva un livello superiore rispetto a quelli che materialmente maneggiavano lo stupefacente. Una settimana prima del blitz, il 2 dicembre 2011, Gentili aveva fissato un appuntamento con Diabolik. Amo, da bella, come stai? Bene, ma dove stai? Sto scimo da amico mio dei cavalli che sono messo a mangiare la pace. Ah, Gesù, sto chiamando a due ore, ma dove ce l'ha il telefono, al culo? Che dici? Senti, io stavo lì a Cesa, al Bar Bulgari a Roma, a prendermi una cosa. Va bene? E andiamo. Vabbè, dai. Ah, saremo lì al bar. Tanto adesso è caduto regà, noi partiamo adesso da qua, andiamo a Roma, saremo giù, dai. Da Bulgari, ok. Ciao. Nei giorni successivi, Gentili ha spiegato a Piscitelli di aver prenotato l'albergo per il Corriere. Io ho preso la cosa, già ho prenotato. Domani muro. Che poi? Ah, camera.
Ah, bravo. Pensavo che invece è sabato e domenica. Aspetta, ci poi, il 10 dicembre, il corriere inglese viene fermato mentre scende dalla nave con oltre 183 kg di hashish nascosti nel doppio fondo di un carro attrezzi. E 10 giorni più tardi, dopo aver verificato che stava per arrivare un altro carico di droga, gli investigatori fanno irruzione nel magazzino di Rocca Priora. Arrestano Gentili con altri due complici e trovano 295 kg di hashish. Quella sera stessa, la moglie di Piscitelli telefona allarmata al marito. Per gli inquirenti è un chiaro avviso a Diabolik del nuovo blitz della finanza. Giorfa, vieni a casa. Che è successo? Niente, mi sono fatta male, sbrigate perché sto a cascata, mi fa male forte il ginocchio, devi correre proprio, devi correre veloce. Mi fa male forte, devi portare in ospedale, svesto. Ciao. Svesto proprio, Ciao. La sera successiva Piscitelli manda un SMS a un numero spagnolo. Qui altri problemi. Perso pure l'altro e amici. Per gli investigatori antidroga il ruolo di Diabolik si delinea in maniera sempre più nitida. Lui era quello che aveva i contatti diretti con i fornitori in Spagna. In questo senso registriamo delle conversazioni, dei messaggi sia prima che dopo il sequestro dello stupefacente, dove Piscitelli si rammarica con il suo interlocutore spagnolo per l'arresto del corriere e per il sequestro dello stupefacente. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, dal telefono di Piscitelli parte un altro SMS per lo stesso numero spagnolo. Il dottore va il 27. Qui è successo di tutto e spero di vederti al più presto. Il destinatario risponde in uno strano miscuglio di italiano e spagnolo. È il tempo di stare tranquillo. Prossimo mese spero che mi posso organizzare. Dimmi che dice il dottore di analisi, che sto male. Si capisce anche che si trattava di un rapporto già consolidato, non si trattava della prima importazione di stupefacente e non sarebbe stata probabilmente neanche l'ultima. Infatti, in questo senso, l'interlocutore spagnolo e il Piscitelli organizzano insomma un appuntamento per ritrovarsi e per gestire quello che poteva essere un modo per rientrare dalla perdita subita. L'incontro viene deciso l'ultimo dell'anno, 31 dicembre 2011, in un'altra telefonata. Ehi, auguri, ti arrivano? Sì. Ah, meno male, si è sbloccato, va. Che ti fai? Niente, esco un attimo così a mangiare, un attimo così in giro, poi a casa. Ma io pure che sto ti e poi ci dobbiamo vedere io e te pure. Sì, però allora, meglio che lo fai via subito un giorno qua, torni e poi chiariamo tutto. Infatti. Ah, ok, dai, ci sentiamo lunedì, intanto le faccio auguri, a lunedì ci mettiamo d'accordo. Il prezzo favoloso. Ok, dai, vengo prima da te. No, fai prima che è possibile, oppure se mandi qualcuno che ce la fa, però meglio che viene te. No, vengo io da te e poi vado là, dai. Ok, una pensione. Il riscontro di questo appuntamento arriva subito dopo. A distanza di qualche giorno, infatti, monitoriamo un viaggio che il Piscitelli fa con la moglie per andare a Barcellona, un paio di giorni probabilmente per definire quelle che sarebbero state le successive mosse. Sulla base di questi e altri elementi raccolti e messi insieme nei mesi successivi, i magistrati della Procura di Roma chiedono e ottengono dal giudice un ordine di arresto per Fabrizio Piscitelli e alcuni presunti complici. Traffico di hashish con l'aggravante per Diabolik di avere promosso e diretto l'importazione. L'operazione della finanza scatta all'alba del 23 settembre 2013, ma quando gli investigatori arrivano a casa di Piscitelli, non lo trovano. L'irruzione notturna porta solo a un letto vuoto. Diabolik ha beffato i detective della Guardia di Finanza, che ora devono cambiare metodi e obiettivi, come racconta il maggiore Stilian Cortese. Noi facciamo un tipo di indagine per cui ricostruiamo il narcotraffico. La caccia all'uomo è una cosa diversa, quindi creiamo una squadra ad hoc e agli investigatori che avevano fino a quel momento gestito l'indagine di narcotraffico affianchiamo qualcun altro
e iniziamo a avviare una serie di indagini tecniche, quindi intercettazioni telefoniche, ambientali, GPS, utili a capire che fine avesse fatto Fabrizio Piccirelli. Sapevamo di avere poco tempo, perché un latitante della caratura di Fabrizio Piccirelli, se non si fa trovare, è perché ha intenzione di fuggire. Speravamo, avevamo ragione, che lui non avesse avuto il tempo di organizzare una fuga e quindi che fosse in qualche modo nascosto in città, perché è il luogo che conosce meglio, dove ha più contatti ed è nelle condizioni di nascondersi a lungo, ma sapevamo che l'unica soluzione che aveva era quella di emigrare, di andare via da qualche parte. Quindi avevamo i giorni contati. Viene individuato quello che sembra essere l'anello di collegamento tra Piscitelli e la famiglia. È un altro ultraslaziale, militante della Curva Nord, molto legato a Diabolik. Intercettiamo quello che secondo noi era il suo braccio destro, e poi effettivamente è stato così, e lo è continuato ad essere a lungo, uno dei suoi bracci destri, che è Teric Alessandro, detto Ortavoletta. Si scoprirà poi che Teric è un soggetto dotato di enormi competenze nell'ambito delle comunicazioni, delle intercettazioni, dei software. Alcuni contatti di Tavoletta confermano agli investigatori che forse hanno afferrato il bandolo giusto della matassa, come quello con la figlia maggiore di Piccitelli, Giorgia, che in quel periodo si trova a Londra. Chiama la figlia e gli dice: devi accendere quell'applicazione, ci parliamo da di là. Giorgia capisce, dice: vabbè, ok, accendo, parliamo di là. Evidentemente, quindi, già nel 2013, il gruppo criminale di Piccitelli aveva dei canali di comunicazione paralleli che utilizzavano delle applicazioni, come posso dire, difficilmente intercettabili. Ora, perché Teric aveva bisogno di parlare in maniera criptata con la figlia di Piccitelli? La figlia di Piccitelli non aveva nessun ruolo nel mondo criminale. L'unica cosa che poteva interessare alla figlia di Piccitelli era parlare con il padre. Quindi probabilmente doveva dargli delle direttive per poter parlare con il padre, o dargli informazioni sulla salute del padre, come stava, dove stava. Ne consegue che Teric sapeva qualcosa di Fabrizio Piccitelli. L'indagine si stringe su di lui, fino a scoprire altri contatti e appuntamenti con la moglie di Piccitelli, Rita Corazza, fissati sempre attraverso messaggi criptici. In uno si fa riferimento a dei cambi, forse di vestiti per il marito, che forse Teric deve consegnare. Soprattutto perché a un certo punto c'è un messaggio che, nel suo essere troppo criptico, ci fa capire che c'è qualcosa che bolle in pentola. Cioè, Corazza Rita scrive a Teric: ciao, cambi Meop, dove Meop sta per Meopinelli, il locale sulla Toscolana. Cambi, cosa vuol dire? Beh, probabilmente Corazza Rita voleva dare i cambi, i panni puliti a Teric, che Teric avrebbe dovuto portare a Fabrizio Piccitelli. Beh, allora Teric era vivandiere. Se seguiamo Teric abbiamo la conferma che capiamo dove sta Piccitelli. Intercettazioni e pedinamenti proseguono fino a giovedì 24 ottobre 2013, quando a Cipro la Lazio è impegnata nel girone di Europa League contro l'Apollon Limassol. Η ομάδα μας δίνει ένα ακόμα ιστορικό αγώνα και σε χρειάζεται. Απόλλων Λάτσιο στο γήπεδο Γάσιπι. E quella sera gli investigatori che seguono Tavoletta lo vedono entrare in un palazzo di via Pallanza a Casalotti, zona ovest di Roma. È lì che, dopo appostamenti e verifiche, scatta il blitz che porta all'arresto di Diabolik, sorpreso con in tasca una falsa carta d'identità. Comincia un periodo di reclusione che si rivelerà lungo e piuttosto complicato per il detenuto Piccitelli e per i familiari che vanno a fargli visita, perché la famiglia da cui proviene Fabrizio, detto Diabolik, è abituata ad avere rapporti di ben altro tipo con le istituzioni e con il carcere. Suo padre è stato un ispettore di polizia. La madre, impiegata al Ministero della Giustizia,
ha lavorato per un periodo come vigilatrice a Rebibbia. Anche la sorella maggiore di Fabrizio è una funzionaria del Ministero della Giustizia e il fratello più giovane è impiegato al Ministero dell'Interno. Lo stesso Diabolik, al tempo della ferma militare, è stato arruolato in polizia come ausiliario da dicembre 1985 all'aprile 87, a 20 anni d'età. Una famiglia dai saldi legami con le forze dell'ordine e il rispetto della legalità, insomma. Ma quando sono cominciati i problemi di Fabrizio con la giustizia, prima per vicende legate al tifo Ultras e poi per quelle connesse alla droga, i suoi genitori, come la sorella e il fratello, non l'hanno mai abbandonato, superando imbarazzi e difficoltà. Perché si tratta di un figlio e un fratello che, per quanto ribelle e indisciplinato, è sempre stato affettuoso, amorevole e premuroso. Uno che sa farsi perdonare, anche dopo aver combinato qualche guaio, anche dal fondo di una prigione. Dopo 3 settimane di detenzione, Piscitelli torna a vestire i panni del capitano e manda una lettera al suo popolo, ai tifosi ultras della Lazio, che hanno imparato a vederlo come una guida e un esempio. E lui, che in cella ha potuto risentire alla radio la trasmissione intitolata La voce della Nord, decide di rivolgersi alla curva. Stavolta non può intervenire in diretta, deve scrivere. Ciao a tutti, sono Fabrizio Diabolik. E innanzitutto voglio ringraziare coloro i quali sono venuti a Arginicolo dando il via ad una sonora battitura avvenuta qui a Regina Celi. Anche se non posso sentire e vedere che poche persone, sono sicuro che tutto il carcere vi ringrazia. Il capo Ultras, arrestato con accuse che niente hanno a che vedere col tifo, si rivolge ai sempre avversati ben pensanti per metterli davanti ai problemi del carcere e più in generale dell'amministrazione della giustizia in Italia. A coloro i quali sono soliti giudicare e condannare ogni persona che, per un motivo o per un altro, cade nelle maglie della magistratura, ricordo e tendo a sottolineare che non sto qui a piangere per me, nonostante viva in gabbia tutto il giorno, bombardato di terapie per tenermi buono e calmo. Così pensano loro. Sono abituato a soffrire, cari ben pensanti, e a soffrire con la dignità che mi contraddistingue. A prescindere dai fatti tutti da appurare che mi costringono ancora una volta al carcere preventivo, ricordo a coloro i quali sono soliti condannare e giudicare una persona solo perché sta in carcere, che una buona parte dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio e, fino a prova contraria, ancora innocenti. Poi torna a parlare di sé. E stavolta se la prende con gli altri tifosi della Lazio, quelli che non frequentano la Nord. Per chi lo avesse già dimenticato, nonostante i miei 47 anni suonati ormai, di cui 32 passati in curva, io sono sempre lo stesso ultras che per la Lazio e la mia curva si è sempre schierato in prima linea, che per i miei ragazzi si è sempre fatto in quattro, che per le ingiustizie che ci riguardavano ho sempre messo la mia faccia in prima persona e sempre rischiando. Lo stesso che di fronte al secondo tentativo di rubarci lo scudetto non ci ha pensato 2 volte a farsi massacrare e sparare addosso da pochi metri di distanza dal boia di turno, che sparò quel lacrimogeno ad altezza d'uomo, colpendomi per poi accanirsi su di me, che avevo portato il gruppo sotto la federazione. Piscitelli sta parlando della protesta organizzata dagli irriducibili il 12 maggio 2000, contro l'arbitro che la domenica precedente, penultima di campionato, aveva fatto vincere la Juventus che si stava giocando il campionato coi biancocelesti, annullando un gol regolare al Parma. L'assedio alla sede della Federcalcio cominciò con lanci di arance e uova e finì in violenti scontri di piazza, andati avanti per ore, che Diabolik rivendica con orgoglio, sferzando chi non c'era. Voi che volete sentire parlare solo di Lazio e che ve ne fregate di tutto, eravate a casa, ma poi avete festeggiato uno scudetto che solo 300 persone erano riuscite a vincere, e cioè quelle presenti quel giorno di una stupenda battaglia vittoriosa. Diabolik, estremista del tifo ma anche della ribellione sociale e politica, accusa il sistema che non condiziona solo il mondo del calcio. Ora c'è un'altra battaglia da combattere, ed è quella della libertà e della dignità dell'essere umano contro l'ingiustizia che in Italia la fa da padrone. Nel salutarvi, tengo a sottolineare che non riconosco l'autorità che mi tiene qui dentro,
in quanto palesemente ingiusta. Un'autorità che manda a casa pedofili, violentatori e che lascia in giro assassini riconosciuti e che fa uscire i loro compagni di merenda solo perché amici e soci in affari loschi. Per quanto mi riguarda, io qui dentro ci posso pure morire, ma allo specchio, guardandomi, vedo sempre il diabolico che ero e che sono e che spero sarò fino alla morte. Ciao ragazzi, avanti Curva Nord. Il capo ultra assume i toni del capo popolo, ma per gli inquirenti Piscitelli è un narcotrafficante che ancor prima dell'indagine del 2011 già aveva a che fare con la droga e la criminalità organizzata, in particolare con la camorra napoletana trapiantata a Roma. Storicamente lui viene considerato un personaggio vicino a Gennaro Senese. Queste sono già delle evidenze che emergono nell'operazione Nizza di qualche anno prima. E in un certo senso questi collegamenti con Michele Senese, Gennaro Senese, il clan Senese di Napoli tornano nell'indagine Castiglios. Il maggiore Fenu si riferisce all'intercettazione in cui uno degli indagati dice di essere legato a uomini vicino a Michele Senese, un campano di Afragola che, secondo quanto risulta dagli atti giudiziari, si è trasferito nella capitale diventando in breve tempo il referente a Roma della nuova famiglia, il clan camorrista che ha spodestato il vecchio boss Raffaele Cutolo. Michele Senese diventa imputato anche nel processo alla banda della Magliana. Sono stato sempre a vita a Napoli, poi ho fatto tutti i manicomi, carceri. Mi hanno imputato sempre reati contro questi Cutoli, che dicevano che erano anticutoli. Ci ho 20 mandati di cattura, non ho mai preso mandati per droga, non ho mai fatto queste cose qua, camorra, lì non so proprio niente. Io ho solo fatto, sono stato sempre chiusi negli ospedali. Non mi hanno mai interrogato poi per la Magliana, mi trovo che sono venuto qua in causa. Dice tu appartieni a sta Magliana. Ma sta Magliana non lo so che fate, quale associazione è, non so niente. Se è un'associazione napoletana, allora per te diciamo pure, perché tanto ce ne ho tanto. In quel processo Michele Senese sarà assolto per insufficienza di prove, pur essendo certa, secondo i giudici, la contiguità dell'imputato agli ambienti della criminalità romana. Per la sua propensione a evitare condanne e detenzioni in carcere sulla base di una presunta infermità mentale, l'hanno soprannominato Michele Opazzo. Ma indagini e processi lo descrivono come un capoclan perfettamente in grado di intendere e di volere, che ha reclutato nel malaffare anche il padre e due fratelli, uno dei quali, Gennaro, di 10 anni più giovane, tutti trapiantati a Roma. Sono uscito l'86 dal manicomio di Montelupo Fiorentì. Sì, la mia famiglia vive a Roma dallo 78, sulla Tuscolana. Lei? Io? Abitato anche lei a Roma insieme alla sua famiglia. Quando sono uscito l'86? Sulla Tuscolana significa in Viale dei Consoli, nel quartiere popolare del Quadraro, la stessa strada dove abita la famiglia Piscitelli. E c'è un oratorio con tanto di campo da calcio, frequentato dai ragazzini del quartiere. È lì che si incontrano, si conoscono e cominciano a frequentarsi Gennaro Senese, il fratello minore di Michele Opazzo, e Fabrizio Piscitelli. Sono coetanei, nel 78 hanno 12 anni, diventano amici e crescendo anche complici. Così hanno accertato le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Frascati, che tra il settembre 1991 e il gennaio 1992 intercettano diverse telefonate tra i due ex ragazzini diventati giovani uomini, in cui si parla di hashish in arrivo dal Marocco via Spagna, di agganci in Francia e in Olanda e di viaggi in barca organizzati dal molo toscano di Cala Galera. Quell'indagine chiamata Nizza non sfocia in alcun processo, ma nel 1999 la Corte d'Appello di Napoli dichiarerà Piscitelli colpevole di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, infliggendogli una pena di 3 anni e 10 mesi di carcere. È il primo verdetto a carico di Diabolik che ha a che fare con la droga, in mezzo a qualche condanna per reati tipici degli scontri da stadio: danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ingiurie. Per Fabrizio scatteranno l'indulto e altri benefici,
ma negli atti giudiziari il suo nome comincia ad essere associato con sempre maggiore frequenza a quello del clan Senese, sempre per via del rapporto con Gennaro, al quale però tocca in sorte una brutta fine. RAI, giornale radio, GR2. Era considerato un esponente di spicco della camorra, Gennaro Senese, 31 anni, di Afragola, ucciso a Roma. L'uomo è stato colpito 3 volte con un coltello nell'abitazione di un suo conoscente, Francesco Carlino. A scoprire l'omicidio i finanziari... Senese Junior è stato ammazzato praticamente sotto il naso degli investigatori antidroga che lo pedinavano. Il pomeriggio del 16 settembre 1997 lo vedono entrare in un palazzo dalle parti della Casilina, dal quale non esce più. Quando scatta l'allarme è troppo tardi. Gennaro è già morto, ucciso a coltellate da Francesco Carlino, che nel frattempo ha lasciato il palazzo con moglie e figli senza destare sospetti nei finanzieri che in strada aspettavano di rivedere Senese. Anche Francesco Carlino, detto Fumone, è un pregiudicato, sospettato di appartenere alla cosiddetta banda della Marranella, ma sembra avere commesso quello che un tempo si chiamava un delitto d'onore. Accusava Gennaro di avere una relazione con sua moglie, ma Michele Senese, il fratello maggiore della vittima, comincia a cercarlo per vendicare Gennaro. Una storia di malavita che coinvolge anche gli amici e i complici dei contendenti, come racconta il pentito di Camorra Pasquale Centore. Mi impegno a dire la verità. Centore Pasquale, nato a San Nicola la Strada, a Caserta, il 5 gennaio 1955, attualmente detenuto. Centore è un narcotrafficante, ma pure un colletto bianco. Prima funzionario di banca e poi sindaco del paese di San Nicola la Strada, alle porte di Caserta. Dopo il suo arresto, nel febbraio 1999, decide di collaborare coi magistrati e parla pure del legame tra Fabrizio Piscitelli e il clan Senese. In quelle dichiarazioni emergeva come Piscitelli Fabrizio fosse un uomo di fiducia di Gennaro Senese, fosse inserito in quella famiglia proprio già dall'epoca per il recupero dei crediti, per il traffico di droga. Probabilmente quello è un rapporto che non si è mai dissoluto, ecco, in un certo senso più volte nel corso degli anni poi riemergerà questo rapporto di fiducia, questo rapporto di stima, che probabilmente è stato anche il motivo per cui Piscitelli Fabrizio nel corso degli anni poi si è riuscita a ritagliare un ruolo sempre di maggior peso all'interno del contesto criminale romano. Nei verbali sottoscritti davanti ai magistrati, Centore parla di Diabolik, da lui conosciuto con il nome di Maurizio, e in un interrogatorio del 12 aprile 2000 lo riconosce in fotografia. Si tratta della persona appartenente al gruppo Senese, soprannominata Diabolik. Per quanto riguarda i rapporti di droga che ho direttamente avuto con questo Diabolik, posso indicare 3 o 4 cessioni di quantitativi di cocaina di 5-8 grammi per volta avvenute nel 1996-1997. Quando ci serviva cocaina per uso personale e la chiedeva a Gennaro Senese, e lui si rivolgeva a Diabolik, il quale a sua volta incaricava uno dei suoi ragazzi di portarcela direttamente al ristorante. Aggiungo che in diverse occasioni, ogni volta che trasportavo a Roma un carico di cocaina destinato a Gennaro Senese, ho poi assistito a diverse discussioni tra quest'ultimo e Diabolik. Ho assistito a consegne di buste contenenti denaro, contante, da parte di Diabolik a Gennaro. Ho assistito anche a discussioni tra Gennaro Senese e Diabolik, nelle quali i due stavano organizzando importazioni dalla Spagna di quantitativi di hashish a mezzo autovetture. Ricordo che parlavano di quantitativi minimo di 700-800 kg. Dello smercio dell'hashish su Roma si occupava Diabolik. Attendibili o meno che siano le sue dichiarazioni, oltre agli affari legati al traffico di droga, il pentito Centore racconta i propositi di Michele Senese di vendicare la morte del fratello Gennaro. Aggiungo di aver incontrato a Roma questo Diabolik anche dopo l'omicidio di Gennaro Senese, in un ristorante. Dall'omicidio di Gennaro Senese potevano essere passati circa 6 mesi. Centore aveva saputo che dal carcere in cui era rinchiuso, Michele Senese aveva ordinato ai suoi uomini di scovare e uccidere l'assassino di suo fratello Gennaro, Francesco Carlino, detto Fumone, rifugiatosi all'estero.
Centore provò a informarsi tramite i suoi contatti, ma si sentì rispondere che non volevano saperne, perché a sbagliare in quella storia era stato Gennaro Senese, intrattenendo una relazione con la moglie di Fumone. E la stessa cosa gli ribadì Fabrizio Piscitelli. In occasione dell'incontro al ristorante, Diabolic ci disse che lui era stato recentemente in Spagna a vedere una partita di calcio e aveva incontrato Fumone. Spiegò che lui e le persone che erano con lui non si erano sentiti di fare nulla contro Fumone, perché anche loro erano convinti che a sbagliare era stato Gennaro Senese. Per vendicare suo fratello Gennaro, Michele Senese dovrà aspettare 4 anni. Nel 2000 Fumone era stato arrestato di rientro dalla Spagna e chiuso in cella. Mentre nel 2001 al fratello Francesco Carlino, detto Pinocchietto, furono concessi gli arresti domiciliari con obbligo di firma alla caserma dei Carabinieri di Torvaianica, sul litorale romano. Il 10 settembre due killer lo attesero al rientro a casa e lo freddarono con 4 colpi di pistola. Con l'accusa di essere mandante di quel delitto, Michele Senese verrà arrestato nel novembre 2013, pochi giorni dopo la cattura di Diabolic per l'indagine antidroga chiamata Castillos. Michele Senese, detto Pazzo, è dietro le sbarre. Uno degli esponenti più pericolosi della criminalità organizzata romana è stato arrestato la scorsa notte insieme ad altre 3 persone dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Oggi possiamo dire che sulla base di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Roma, lui è riconosciuto quale mandante dell'omicidio di Carlino Giuseppe. Per quell'omicidio Senese sarà condannato a 30 anni di galera. Sono storie di malavita, di cui forse Piscitelli conosceva retroscena mai svelati e per i quali non è mai stato chiamato a rispondere. Tra il 2013 e il 2016 trascorre una lunga carcerazione preventiva in attesa di una condanna che alla fine sarà più lieve del temuto. 4 anni e 6 mesi di carcere per traffico di droga, ma assoluzione dall'accusa più grave, associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti. Una pena che quando diventa definitiva Diabolic ha già scontato quasi per intero, prima in carcere e poi in una comunità terapeutica, durante la quale mostra un improvviso interesse per certe pratiche orientali. La dottoressa Francesca Di Paolo, responsabile della comunità dove Diabolic ha trascorso, dopo il carcere, un periodo di detenzione, ricorda bene quei momenti. Si alzava la mattina molto presto e faceva delle preghiere meditative. Io credo, l'ho ascoltato qualche volta passando nel giardino, che si stesse avvicinando al buddismo, se non erro. E quindi era anche molto profondo in quel periodo, cercava di connettersi con se stesso. C'è chi pensa che Diabolic volesse seguire le orme di Michele Senese o Pazzo, mostrandosi mentalmente instabile per evitare la galera. Ma per la dottoressa Di Paolo era un paziente che aveva realmente bisogno di cure. Con quei disturbi quotidianamente emergevano, ovviamente c'erano dei momenti in cui il paziente era più in, cioè le manifestava, e dei momenti in cui era più out, quindi una depressione che cercava di gestire isolandosi. È successo anche una volta che lui stava talmente male che si tagliò anche. Si tagliò le braccia un giorno. Fabrizio non avrebbe mai fatto questo gesto, perché lui amava la sua famiglia e sapeva che cosa significava, un grande rispetto per i figli. Per fare quel gesto era arrivato ad un disagio molto forte. Superati i momenti di maggiore sconforto e persino di autolesionismo, tornava ad essere il Fabrizio di sempre, allegro e affabile verso tutti. Facciamo la pizza, il pane. Poi io personalmente presentai un'istanza per lui, dove accettarono la possibilità per Fabrizio di uscire settimanalmente per momenti di ravvicinamento familiare esterno in presenza degli operatori. A me capitò 2 volte, che ero in turno, di portare
Fabrizio insieme a tutti gli altri, a Villa Borghese eravamo, e io ricordo questa cosa in maniera molto piacevole, perché Fabrizio era stato raggiunto da Rita e le figlie e mi chiese se poteva andare nel laghetto, quello lì della barchetta, e salutava. Io anche queste foto adesso le voglio cercare, e si comportava molto bene fuori. Poi c'era il momento del pranzo e quindi cercava insieme a noi dove stare con le figlie, dove stavano, ecco, era molto premuro, e anche le figlie erano molto innamorate del papà. Alla famiglia, anche durante la lunga detenzione, Piscitelli ha sempre mostrato grande attaccamento e di averne grande bisogno. Rispetto a quello che emergeva fuori, Fabrizio non... da noi, ad esempio, purtroppo sono capitati spesso dei momenti di sconforto dove lui si è proprio confidato, si è lasciato andare e ha pianto anche. Quindi abbiamo visto un po' la parte diversa di Fabrizio, non quella mediatica, anche se da noi insomma partecipavamo a quello che era l'amore che lui aveva per la Lazio, perché nella sua camera era praticamente diventato il negozio della Lazio, quindi avevamo dai completini dei bambini neonati alla nascita al gioco, quindi palloni di calcio. Lui voleva continuare a lavorare per fare queste cose con la moglie. Poi aveva un amore particolarissimo, entrambi, sia la moglie che lui, erano dei bravissimi genitori con le figlie. Nel racconto della dottoressa, l'immagine pubblica del capo tifoso diventa quasi un peso da sopportare per Piscitelli Diabolik, e di cui fatica a liberarsi. Lui voleva, lui desiderava, mi correggo, di abbandonarlo. Vedevamo che faceva fatica a pensare di abbandonarlo, nel senso, Dio, poi che pensano gli altri? Aveva, si sentiva etichettato e aveva paura di lasciare quella figura del suo io, anche se secondo me lui lo desiderava con tutto il suo cuore. Un io che si rispecchia in un personaggio costruito nel tempo, ma che ha finito per intrecciarsi con l'etichetta del criminale, che ora Fabrizio non riesce a scrollarsi di dosso. E diceva sempre, sai, e mi sento come seguito, quando vado a fare la visita sono seguito, quando vado, vabbè, ma lui comunque, ripeto, era anche delirante, quindi bisognava vedere se era vero o non vero, però lui diceva che si sentiva seguito, dice, quindi vuol dire questo che io non posso più andare neanche a fare una visita dallo psichiatra perché eccolo lì, è uscito il Piscitelli. E sì, lui dicendo così si sentiva etichettato. Il senso di quello che lui voleva dire, vedi, ancora non credono in me rispetto al perché mi trovavo qui, insomma, per voler recuperare. Dopo 10 mesi Fabrizio Piscitelli abbandona la comunità. Nell'ultimo periodo lui nacque questo problema e voleva trasferirsi perché non confidava nella sua terapeuta, non confidava nel trattamento, perché aveva dei malesseri. Può avvenire che il paziente, che non è in quel momento in grado di gestire da solo le proprie emozioni, faccia delle scelte cliniche, cioè terapeutiche, diverse, firmando di voler andare in un altro posto. Io non potevo tenerlo. Finita di scontare la pena, pur rimanendo il vincolo della sorveglianza speciale, Fabrizio può finalmente tornare a casa dalla moglie e dalle figlie. Riprendere a giocare con i cani, rivedere gli amici, riassaporare la libertà, riallacciare vecchi rapporti e intrecciarne di nuovi, gustare e mescolare nuovamente gli ingredienti di un'esistenza fatta di gioie e soddisfazioni, ma anche di tensioni e insidie. La vita di un padre è sempre presente e protettivo, generoso e disponibile con il prossimo, che però fuori di casa ha incrociato il crimine e ha commesso reati. Una vita che riprende a correre veloce verso l'ultimo tratto. Un uomo chiamato Diabolik è un podcast di Giovanni Bianconi e Mauro Pescio, prodotto da Cora Media. La voce narrante è di Francesco Acquaroli. Sound design, musiche originali e montaggio di Luca Micheli. Post-produzione e finalizzazione di Guido Bertolotti.
La supervisione editoriale creativa è di Pablo Trincia. La producer è Valentina Meli. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio. La lettera pubblica di Fabrizio Piscitelli è letta da Stefano Patti. Ringraziamo Radio Radicale per i contributi audio dei processi.